Vuoi vincere una skin o dei V-Bucks gratis su Fortnite? Basterà iscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video. Più amici farai iscrivere, più possibilità di vincita avrai. Non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi vincere skin, pass battaglia o V-Bucks. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi farò vedere delle ricompense della stagione 2, capitolo 2, da sbloccare prima dell'arrivo della prossima stagione. Quindi, prima di cominciare, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi e attivare la campanella di notifiche per essere sempre aggiornati su questi tipi di video e le live del regalo skin o pass battaglia. Infine, condividi questo video, tutti i tuoi amici almeno anche loro sanno queste ricompense. Ovviamente, molte di queste ricompense probabilmente già le avrete sbloccate giocando e andando avanti nel pass battaglia e completando anche le missioni. Però guardate il video fino alla fine per essere sicuri di aver sbloccate tutte, anche quelle segrete. Quindi, prima ricompensa che vi faccio vedere oggi è appunto la skin pattugliatore di zona. Questa skin appunto è gratuita, basterà semplicemente, se siete da PS4, andare nel vostro PS Store e scaricare il pacchetto. Ovviamente dovrete aprire il PS Plus. Se non volete spendere soldi per il PS Plus, basta semplicemente fare la prova gratuita di 14 giorni, otterrete tutto gratuitamente. Se non siete invece da PS4, basta semplicemente collegare il vostro account di Fortnite a quello della PlayStation di un vostro amico e riscattare questa skin, quindi otterrete sia la skin sia lo zainetto totalmente gratuiti, davvero bellissimi. Seconda ricompensa gratuita che vi mostro oggi è appunto una ricompensa davvero molto segreta, infatti non, sicuramente molti di voi non l'avrete sbloccata. Per sbloccarla basterà dirigersi nella sezione agenti, entrare prima nella stanza di Brutus e dovremo cliccare appunto queste manovelle poste qui sopra, quindi facciamo prima girare questa. Poi faccio girare quest'altra, poi infine questa di sopra e infine questa di sotto. E avremo fatto uscire la bananita lì dietro. Dopo aver fatto questo dovremo invece dirigerci nella stanza di Maioscolo, quindi terza stanza. Dovremo cliccare esattamente questo mini giocattolo, farlo cadere dal cuscino, quindi interagendo con lui. Esattamente così. Quindi lo spingete, cliccate fino a farlo cadere e uscirà la bananita dietro a quel cuscino e starete a 2 su 3. Infine dovete semplicemente andare nella stanza di Mida e cliccare interagire con quest'altro oggetto. Infatti questo oggetto posto alla sua destra vicino a quella foto della skin femminile di Mida, quindi basta interagire. Infatti se interagite, lo fate girare questo coso, dopo un po' apparirà appunto sulla sinistra, guardate, apparirà sulla sinistra bananita e avrete completato. Dopo aver fatto tutto questo otterrete il distintivo banana, quindi semplicissimo, e seguite tutte queste regole otterrete questa ricompensa totalmente gratuita. Fatemi sapere se voi l'avevate già sbloccata oppure no. Altre ricompense gratuite sono proprio quelle delle sfide assalto all'agenzia. Infatti queste sfide dovevano durare fino al 4 giugno, però visto che la stagione è stata prolungata, sono state prolungate anche esse. Infatti potete sbloccarle fino all'ultimo giorno della stagione. Le sfide sono davvero semplicissime e completandole otterrete ben ricompense gratuite. Queste ricompense sono appunto un deltaplano davvero bellissimo col simbolo delle ombre. Poi otterrete un piccone anch'esso bellissimo e poi otterrete infine una mimetica più altri XP totalmente gratuiti. Queste sfide sono gratuite. La prima sfida vi chiederà semplicemente di atterrare all'agenzia, quindi è davvero semplicissimo. Seconda sfida dovrete invece sopravvivere ai cerchi della tempesta, quindi a 10 tempeste dovete sopravvivere. Terza sfida invece dovete aprire un forziere bloccato dalle fazioni spia in basi diverse. Quali sono le basi spia? Semplicissimo, basterà appunto andare in una delle città aggiunte in questa stagione, cioè il pozzo, la grotta, lo squalo, lo yacht, l'agenzia, andare in 3 città diverse di queste e aprire un forziere bloccato dallo scanner ID. Quarta sfida invece dovremo nuotare intorno ai portelli dell'agenzia, davvero semplicissimo, basterà girare intorno ai portelli quelli là collegati all'evento Doomsday attorno all'agenzia. E infine dovremo eliminare uno scagnozzo in più rifugi. I rifugi sono esattamente quello vicino a Scogliere, quello a Siepi, vi avrò messo la mappa in questo momento. Quindi scegliete tre scagnozzi in 3 rifugi diversi di questi e avrete completato tutte quante le sfide e vi sarete portati ben 3 ricompense gratuite a casa, più altre 2 ricompense che sono dei XP aggiuntivi che vi faranno salire il vostro livello stagionale.
Altra ricompensa gratuita sono appunto i nuovi stili per il piccone e lo zainetto di Maya. Infatti, con l'aggiornamento di qualche settimana fa sono stati aggiunti dei nuovissimi stili gratuiti per il piccone e per il backpack di questa skin. Infatti, se premiamo quadrato possiamo vedere tutti i nuovi stili. Infatti c'è questo qua mimetico, quest'altro grigio, quest'altro verde e quest'altro nero, infatti. Quindi sono davvero molto molto belli questi stili. Andiamo anche a vedere quelli dello zainetto. Quindi cerchiamo qui il zainetto di... eccolo qui. Quindi questo è lo zainetto, questi sono tutti gli ulteriori stili aggiunti, sono davvero molto molto belli. Se, non so se ci avete fatto caso, però da ormai 2-3 settimane sono stati aggiunti questi stili aggiuntivi, come anche quelli della skin che si possono personalizzare. Quindi fatemi sapere qui sotto i commenti se vi piacciono questi nuovi stili. Altre ricompense da sbloccare prima dell'arrivo della prossima stagione sono, come anche ci ricorda Forte tramite la sezione notizie, sono appunto le sfide di Deadpool. Infatti Forte ci dice che la season sta quasi per terminare e dobbiamo fare in fretta a sbloccare lo stile di Deadpool. Quindi per ottenere i combatti Deadpool basterà appunto, come ben sapete, recarci nella sua stanza, qui tutto inondato praticamente, e come ben sapete sono ben 9 settimane. Ogni settimana contiene una ricompensa. Quindi settimana ci basta semplicemente trovare la lettera di Deadpool Epic Games che si trova esattamente in basso a sinistra. Quindi questa lettera basterà appunto interagire con essa e la prima sfida sarà completata. Seconda sfida dovremo non ringraziare l'autista dell'autobus, quindi basterà fare una semplice partita e appunto buttarci giù dall'autobus senza salutare l'autista. Settimana 2 invece dovremo trovare il cartone latte di Deadpool che si trova esattamente in questa posizione vicino al muro col cuore, quindi lo riscattiamo e sfida completata. Seconda sfida è la seconda settimana, dovremo trovare i tre chimichanga di Deadpool sparsi nel quartier generale. Il primo si troverà esattamente sotto il tavolo delle sfide, il secondo esattamente nella camera di Brutus, mentre l'ultimo nel magazzino potenziamenti della skin di Maya. Quindi semplicissimo, otterremo questo bellissimo spray totalmente gratuito. Settimana 3 invece dovremo trovare l'ossura VC di Deadpool, si troverà esattamente nella sezione agenti, camera di nitroglicerina in alto a destra. Basta riscattarlo e sfida completata, mentre la seconda sfida invece ci chiederà di distruggere tre gabinetti, cioè basterà andare in game, distruggere tre gabinetti qualsiasi in qualsiasi casa che si trova e otterremo lo spray Wade. Deadpool sono esattamente due. La prima si trova sullo specchio di Deadpool, basta riscattarla e l'avremo presa. Invece la seconda, sempre magazzino potenziamenti, di Maya, e la riscattiamo e anche questa sfida è completata. Invece, seconda sfida della settimana 4, dovremo infliggere 10.000 di danni alle strutture avversarie e otterremo le katane di Deadpool. Davvero semplicissimo. Settimana 5, trovare l'unicorno peluche di Deadpool, si trova nella stanza di Miaioscolo. Poi invece dovremo visitare i ponti di acciaio rosso, giallo, verde, blu e viola e si trovano sparsi all'interno della mappa di Forte. È davvero semplicissimo. Queste sono le posizioni che state vedendo ora a schermo. Settimana 6 dovremo trovare il pennarello nero di Deadpool che si trova alla scrivania nella stanza di Brutus. Poi invece seconda sfida dovremo imbrattare tre poster di reclutamento degli spettri o delle ombre. Quindi basterà andare in game, una volta trovati questi poster che starete vedendo ora a schermo dovrete interagire con loro e la sfida sarà completata, otterrete questa bellissima mimetica di Deadpool. Settimana 7 invece dovremo trovare le due pistole di Deadpool, la prima si trova esattamente sotto i piedi di Maioscolo vicino al tavolo delle sfide, la seconda invece dovremo recarci nella stanza di Maioscolo. E alla sua destra si troveranno le pistole. La sfida è la settimana 7, invece dovremmo entrare in una cabina del telefono o in un bagno chimico per diventare l'eroe più supereroe del pianeta. Infatti basterà andare in game e entrare in una cabina telefonica. Le cabine telefoniche potete trovare benissimo nei nuovi posti aggiunti in questa stagione e anche nei rifugi. Basterà entrare e otterrete questa skin, semplicissimo. Settimana 8 invece dovete trovare il galleggiante da piscina di Deadpool. Quindi dovete trovare questo galleggiante da piscina, si trova nella camera di Sky. Lo prendete, invece la seconda sfida ci dirà di danzare al party sullo yacht di Deadpool. Quindi vi recate al nuovo yacht di Deadpool e danzate sulla pista. E otterrete invece l'altro stile di Deadpool, quello senza maschera. Settimana 9 dovete invece trovare i boxer di Deadpool, dovrà passare andare la stanza.
Seconda sfida invece dovremo rendere omaggio a Mandalore di Deadpool. De semplicissimo, vi dovrete recare sul tetto di sabbie sudate o di altre città e troverete i pantaloni di Deadpool. Li prendete e sfida completata. Skin di Deadpool che oltre ad avere, che potete cambiare stile infatti, quindi potrei mettere lo stile rosso con la maschera o senza, oppure lo stile X-Force con la maschera oppure senza. Davvero bellissimo, completate assolutamente queste sfide se ancora non le avete completate per ottenere tutte le ricompense. Ricompense gratuite di Deadpool sono davvero molto belle. Altre ricompense gratuite che possiamo trovare invece in game, infatti, se startiamo una partita, se andiamo in diverse zone della mappa, ogni settimana di questa stagione sono apparse delle monete XP. Queste monete XP appunto vi fanno aumentare più velocemente il vostro livello stagionale, sono totalmente gratuite e questa è la mappa esatta di dove trovare tutte le monete sparse per la mappa. Ovviamente molte di queste già le avrete prese probabilmente giocando, quindi andate nei posti dove siete sicuri che ancora non le avete prese e prendetele per aumentare più velocemente il vostro livello stagionale. Se invece non avete acquistato il pass battaglia e volete dei V-Bucks gratuiti, arrivando appunto a livello 100 otterrete ben 300 V-Bucks gratuiti. Infatti a livello 99 avrete dei V-Bucks gratuiti, poi avete anche altre ricompense gratuite se non avete il pass battaglia, infatti anche una scia. Poi potrete avere anche questa schermata e questa mimetica totalmente gratuiti. Potete avere questo balletto, davvero molto bello, poi altri V-Bucks gratuiti, poi altre due ricompense gratuite tra cui un deltaplano epico, poi potrei avere un piccone epico, un piccone gratis, un stendardo gratis, un altro stendardo gratis, un sacco di cose gratis. Infatti guardate qui quante ricompense gratuite, quindi se non shoppate il pass battaglia potete comunque ottenere 300 V-Bucks gratuiti più altre ricompense. Se basterà solamente arrivare al livello 100 e tanto ci si arriva molto facilmente anche pigliando le monete XP in giro per la mappa. Quindi queste erano tutte le ricompense, almeno le più importanti di questa stagione, prima che arrivi la stagione 3 di Fortnite. Ormai manca pochissimo, quindi assicuratevi di averle prese tutte. Fatemi sapere qui sotto i commenti quante ne avete prese, se vi piacciono. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi, attivare la campanella di notifiche per essere sempre aggiornati su questi tipi di video e le live con lo skin o passo battaglia. Infine condividi questo video a tutti i tuoi amici, e anche loro sanno queste informazioni. Noi ci vediamo a un prossimo video, una prossima live.